Oggi lavoreremo senza il cartamodello base. Abbiamo qui questa specie di maletta portata da Parigi. Cosa ha di speciale? Guardate, da questa parte ha piccola manica intera, lunghezza totale dall'inizio spalla di circa 12 cm, mentre dall'altra parte c'è questa specie di ala che prosegue nel fianco ed abbiamo anche tre riprese o pieghe sul davanti. Nel complesso è un top molto insolito e carino e come l'hanno visto ora tutti qui lo vogliono. Vi ho già fatto vedere molte lezioni su come costruire ca dei capi senza una base, qualche vestaglia, malette, abiti, cappotto, ma in fondo sono fan del taglio accurato e preciso. Non dovete per forza fare senza base. Chi ha una base, sia la nostra che un'altra qualsiasi, non importa quale, potrebbe usarla. Prendete il vostro dietro che avete fatto largo quanto il vostro davanti, spostando la cucitura laterale e usate quello. Trasformerete il dietro della vostra base e dal nuovo di dietro otterrete il davanti di questo modello. Studiamo ancora la maglietta. Naturalmente è una maglietta asimmetrica, la piccola manica intera tipo kimono è larga 22 cm in fondo. Vedete? Centimetri. 22. Anche l'altra è intera, ma ad ala. E sotto il seno ci sono tre pieghe che nascondono un po' la pancia e che finiscono nella cucitura del fianco. Abbiamo bisogno delle seguenti misure. Circonferenza seno 112, 1 quarto sono 28. Circonferenza vita 98, 1 quarto sono 24,5. Circonferenza fianchi 116, 1 quarto sono 29. Larghezza schiena 21, è ovvio che parliamo della metà larghezza schiena. Altezza dietro vita da dietro 42, lunghezza totale male sul centro dietro 65 cm. Iniziamo a lavorare con queste misure. Siccome che il top è asimmetrico, abbiamo bisogno del davanti e del dietro interi ed iniziamo a costruirli in doppio. Quindi ho piegato la carta e la posiziono con la piega verso di me. Metto in bella vista la lista con le misure e via. Sulla piega mettiamo un punto a 4 cm giù dal bordo, sarebbe la profondità della nostra scollatura dietro. La larghezza la facciamo di 11 cm. Perché 11? Se facessimo 7-8 avremo una scollatura troppo accolata, non riusciremo a respirare, meglio allargarla un po'. Quindi 4 ed 11 abbiamo disegnato la nostra scollatura dietro. Andiamo avanti. La lunghezza vita 42 e la metà, qua 42 e la metà è 21. Attraverso il punto 42 costruiamo la linea vita, perpendicolare al centro dietro della nostra piega. Cioè linea vita. Attraverso il punto 21 costruiamo la linea seno. A circa 17 cm giù dalla linea vita disegniamo la linea dei fianchi. Io ho preso 17, che è un valore medio più una statura media. I libri di modellistica indicano valori fino a 21 cm per le stature più alte. Chi è alta prenda 18, 19, anche 20. Questa linea ci serve solamente per segnarci sopra la larghezza dei fianchi. Noi abbiamo una stoffa elasticizzata, per questo non aggiungo niente per la vestibilità, lavoreremo con le nostre misure così come sono. Mettiamo larghezza fianchi, 1 quarto sono 29 cm. Un quarto di seno sulla linea seno, mettiamo 28 cm. E un quarto della circonferenza vita sulla linea vita mettiamo 24,5. Siccome che è una maletta non tanto attillata, disegniamo il fianco leggermente più morbido in vita. Vedete, questo top non ha la cucitura sul die centro dietro. Guardiamo bene il nostro grafico. Collegando i nostri punti 29, 4, 5 e 28 ci viene fuori una linea stupida, non proprio bella. Troppo scavata, che non rispecchia in realtà la forma del mio fianco.
Se invece riprendessi un po' nel centro dietro, ecco che riporto quella misura dalla parte del fianco che diventa più fluido e logico. Vedete, prendo un po' qui e aggiungo un po' dal fianco e la linea diventa molto più logica e più bella. La morbidezza in vita sul dietro, che si vede anche sul manichino, magari ci piacerebbe riprenderla un po', ma nei fianchi non è il caso. Come abbiamo già visto, penso la stoffa e la stecciosata non le facciamo, rimane la ripresa nel centro dietro, che è la soluzione migliore. Guardiamo bene il dietro, a destra abbiamo la manica, mentre a sinistra l'arla, semplicemente una linea dritta, a destra invece abbiamo una linea che scende e la spalla che prosegue nella manica. Se apro il foglio del cartamodello con il dritto verso di me, a sinistra ho l'ala e a destra la manica. E lo scrivo sul cartamodello, qui ala, sulla destra manica. Avete notato che ho già iniziato a lavorare sulla carta, adesso capirete tutto. Intanto ricopio le linee seno, vita, bacino, fianco, scollatura e orlo anche dall'altra parte del centro dietro. Apro il foglio e ci è rimasto soltanto di costruire la manica e l'ala. Cominciamo con la manica. Dal punto inizio spalla della scollatura faremo una linea un po' scesa. Attenzione, la nostra larghezza spalla è 21 cm, mi sono dimenticata. Dal centro dietro misuriamo 21 e disegniamo una linea parallela fino ad incrociare la linea seno e la nostra linea larghezza spalle, che la scrivo. Larghezza spalle. La ricopio anche dall'altra parte. Torniamo alla manica. Ho preso l'inclinazione spalla ad occhio. La lunghezza della manica la faccio 16, anzi 17 cm. La nostra larghezza manica invece è di 22. Attenzione, angolo retto con linea spalla. Colleghiamo con la linea del fianco e la manica è pronta. Tutte le altre linee ausiliari che abbiamo fatto prima non servono più. Ecco il nostro fianco, il punto vita ed ecco la nostra manica. Ricopio anche la ripresa in vita del centro dietro. Sui cartamodelli asimmetrici dovete scrivere sempre dov'è il dritto o il rovescio del cartamodello. Dritto, dritto. E guardate, ora facciamo l'ala. La lunghezza della manica ad ala sarà la stessa della lunghezza dell'altra manica. Misuro dallo scolo fino al fondo manica, sono 27 cm e mezzo. Li riporto dall'altra parte, 27 e mezzo, solo che qui la linea spalla rimane dritta e non inclinata. Sono convinta che molti di voi faranno questo top e con ottimi risultati. Ora guardate, mettiamo un punto sul fianco, circa metà tra vita e orlo. Noi abbiamo 17 cm, mettiamo qui. E non c'è tanto da pensare. Colleghiamo questo punto con il punto di fine spalla tramite una bella linea arrotondata che incrocia la linea spalla ad angolo retto. E il nostro dietro è pronto. Abbiamo costruito l'ala, dallo scolo abbiamo fatto una linea spalla dritta, non inclinata, della stessa misura dell'altra spalla. Essendo dritta c'è più stoffa e quando la manica appoggia sul braccio si formano le onde. Poi abbiamo collegato il fine della spalla con fianco
a metà altezza tra la vita e l'orlo più o meno. Ed ora ritaglio il cartamodello. Ecco qui il punto della settima vertebra cervicale, la lunghezza schiena, la larghezza schiena, un quarto della circonferenza seno, un quarto della circonferenza vita e un quarto della circonferenza bacino. È tutto. Abbiamo costruito lo schema con queste misure. Da una parte abbiamo fatto manica intera, dall'altra manica ad ala. Che cosa si differenzia il davanti dal dietro? La differenza sta nel bilancio, quindi nell'altezza del punto inizio spalla. Abbiamo il davanti più alto. Facciamo di 1,5 cm della scollatura fino al punto di fine spalla dove inizia la manica, sia da una parte che dall'altra. Mentre dal punto fine spalla fino all'orlo della manica la linea rimane quella di prima, per entrambe le maniche. E quando avremo ritagliato il nostro davanti con le nuove linee spalla rimane solo da approfondire la scollatura. Quando avrò finito di ritagliare vedrete. A parte la spalla più alta davanti, il resto è identico. Ho solo aggiunto qualcosa per il bilancio tra il davanti e il dietro e cambia la scollatura davanti, dopo la disegno. Ci serve la linea del fianco dalla parte dell'ala, su entrambi i pezzi. Lo evidenzio e segno anche la linea vita. Visto che abbiamo fatto la cucitura dietro, ora dobbiamo tagliare sulla linea del centro dietro e della pince che abbiamo costruito. Abbiamo le due parti del dietro, abbiamo già segnato il dritto e il rovescio di entrambi, cominciamo a dividere all'inizio sulla linea del centro, poi la pince, eccetera. Abbiamo finito con il cartamodello del dietro e lo mettiamo via. Anzi, ci serve ancora per controllare e segnare il dritto filo sul davanti. Facciamo combaciare il davanti e il dietro dritto con dritto o rovescio con rovescio e lo segniamo anche sul davanti. E scrivo dritto. Una volta che abbiamo segnato tutti i pezzi, possiamo mettere via le due parti del dietro che è pronto. Guardate, faccio una scollatura di circa 10-12 cm. L'ingrandisco perché non ci strozzi. Ed ecco il nostro davanti. Avrebbe potuto essere già pronto se non fosse per le tre pieghe sulla pancia. Si potrebbe usare già così com'è. Ecco la manica, l'ala, il fianco, la linea vita. C'è tutto e tutto combacia. È pronto anche la scollatura. Mancano solo le tre pieghe. Per fare quelle dobbiamo prima tagliare dalla parte dell'ala sulla linea del fianco fino a qualche centimetro sopra la vita. 7, 8, non importa. Possiamo fare la prima piega proprio sulla linea vita, quindi tagliamo dalla parte dell'ala verso l'altro fianco, fino quasi alla fine, ma senza che i due pezzi si stacchino. Poi apriamo di circa 5-6 cm. Dopo, quando i due lati del cartamodello verranno fatti combaciare di nuovo, la stoffa in mezzo formerà la piega.
tutte le pieghe verranno fatte in su. Ricontrollo, sono 6 cm ed incollo con lo scotch. Per evitare che lo scotch si attacchi alla stoffa o da qualche altra parte, giriamo il cartamodello e ripassiamo con lo scotch le giunte. Ecco, come vedete, intanto si è già incollato al tavolo. Quindi giro e ci metto altro scotch su quella dall'altra parte. Ecco, così copro le parti appiccicose e non daranno più problemi. Passiamo alla prossima piega. Un po' più alto dalla prima piega facciamo il secondo taglio. Non c'è bisogno di misurare né di disegnare, non è necessario che sia un taglio perfettamente dritto. Come prima, ci fermiamo vicino al bordo e apriamo di 6 cm. Cercate di non staccare i due pezzi sul fianco. E l'ultima piega facciamo un altro taglio come quelli, ma circa 4 cm sotto la linea vita. Di nuovo apriamo di 6 cm e poi fissiamo con lo scotch. Ora li apriamo e dopo, quando cuciamo, li chiudiamo di nuovo come pieghe. Vi ricordate che abbiamo tagliato la linea del fianco fin sopra la linea vita, praticamente appena appena sopra le pieghe, mentre il sopra è rimasto intero. Da quel taglio sul davanti partono le pieghe e viene fuori una cosa asimmetrica. Abbiamo visto man mano tutti i passaggi. Controlliamo ancora rovescio contro rovescio che tutto combacia. Vi siete accorti che da una parte il fianco si è allungato un po'. Dopo, quando chiuderemo le pieghe, ritornerà della misura giusta. Se avete fatto tutto giusto, vi torneranno tutte le misure e tutto combacerà. Tutti vogliono la maleta di Parigi, noi condividiamo con piacere quello che abbiamo. Sono felice di avervi dimostrato come farle. Con voi eravamo io, Paushtir e Mikhailovna e tutto il nostro team. Alla prossima!